Sì, il movimento nasce per portare la filosofia di Slow Food e di Città Slow anche nel complesso mondo della comunicazione. E riprendendo i temi di Slow Food, possiamo dire che se Slow Food è nato per introdurre e riportare l'attenzione del pubblico sull'importanza del gusto di un'alimentazione corretta, Slow Communication intende interrogarsi sulla qualità dell'informazione che stiamo assumendo e quindi per proporre e cercare di sensibilizzare il grande pubblico sulla necessità di una dieta mediatica bilanciata che contempla sicuramente le nuove tecnologie verso le quali non c'è nessun tipo di pregiudizio, ma che deve comunque essere bilanciata e quindi non misconoscere tutti gli strumenti che abbiamo utilizzato fino adesso, dal libro alla carta stampata. Questo perché studi scientifici dimostrano che un'eccessiva frenesia nel modo di assumere le informazioni porta a un appiattimento e a una perde il senso critico che rischia di penalizzare sia l'individuo che le collettività.